Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno da Carlo Intini, oggi è martedì 27 agosto. Il contatto che suggeriamo di aggiungere è Pavel Durov. Vegetariano taoista, rigorosamente vestito di nero, una certa somiglianza con l'attore di Matrix Keanu Reeves. È Pavel Durov, il miliardario franco-russo fondatore e CEO di Telegram, arrestato sabato scorso all'aeroporto di Parigi, dove era atterrato col suo jet privato per presunti reati legati all'app di messaggistica. Figlio di un professore universitario, Durov è nato a San Pietroburgo nel 1984. Dopo una lunga parentesi in Italia, a Torino ha passato gran parte della gioventù, nel 2001 il rientro in Russia. Appena laureatosi in filologia, Durov ha lanciato il social network VKontakte, diventato rapidamente il principale social network russo davanti a Facebook, facendogli guadagnare il soprannome di Mark Zuckerberg di Russia. È solo l'inizio. Dopo aver ceduto la piattaforma in contrasto con il Cremlino, che gli aveva chiesto i dati personali degli utenti, con il fratello Nikolai lavora allo sviluppo del servizio di messaggistica Telegram. Trasferitosi a Dubai nell'agosto del 2021, diventa cittadino francese. Nel frattempo Telegram scala le vette dei social network, oggi conta 900.000 iscritti, e Durov si propone come paladino delle libertà individuali, del rifiuto della censura e della riservatezza dei suoi utenti. Nel 2018 un tribunale di Mosca ordina il blocco dell'applicazione. Un buco nell'acqua, gli utenti bombardano la sede del servizio di sicurezza con aeroplani di carta, simbolo di Telegram. Oggi, attraverso Telegram, molti blogger di guerra, russi e ucraini, raccontano senza filtri cosa accade al fronte. Padre di due figli, la sua dolce metà è una ex compagna di università. Secondo la rivista Forbes, la fortuna di Durov è stimabile in 15,5 miliardi di dollari, il che ne fa il 122esimo uomo più ricco al mondo. Il miliardario russo dovrà ora rispondere agli inquirenti francesi, che hanno emesso nei suoi riguardi un mandato d'arresto nell'ambito di un'inchiesta su accuse di frode, traffico di droga, criminalità organizzata, istigazione al terrorismo e cyberbullismo. Durov è accusato di non aver preso misure adeguate per frenare l'uso criminale della sua piattaforma. Telegram offre messaggistica crittografata end-to-end e consente agli utenti di creare canali per diffondere informazioni ai follower. In una dichiarazione rilasciata domenica sera, Telegram ha affermato: «Noi rispettiamo le leggi dell'UE, incluso il Digital Service Act. La sua moderazione è conforme agli standard del settore e in continuo miglioramento». Il CEO di Telegram, Durov, non ha nulla da nascondere e viaggia spesso in Europa. È assurdo affermare che una piattaforma o il suo proprietario siano responsabili dell'abuso di tale piattaforma. Stiamo aspettando una rapida risoluzione di questa situazione. L'arresto di Durov ha portato con sé a un crollo del valore della Toncoin, la criptovaluta legata a Telegram. In difesa del miliardario franco-russo si è schierato il magnate dei social media Elon Musk, che ha pubblicato una clip di quelle interviste in cui Durov elogiava l'acquisizione di X da parte di Musk come un grande sviluppo con l'hashtag FreePavel, aggiungendo poi Liberté, Liberté, Liberté. Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast, iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.